La luce che filtra dalle finestre rende splendenti gli affreschi della cupola, ripuliti e portati al loro massimo splendore. La cattedrale di Nossa Signora dell'Orto a Chiavari si è riappropriata di una parte importante della propria struttura, al termine di un primo lotto di restauro conservativo. La basilica è stata oggetto di uno studio approfondito, condotto con moderni strumenti di indagine, con la tecnica image-based che sfrutta la luce presente nell'ambiente per acquisire immagini, da cui ricavare informazioni tridimensionali della scena osservata. Da qui si è partiti per un'operazione tesa a rimuovere le infiltrazioni di umidità, pulire le pareti annerite dal fumo, ripristinare stucchi e decori, dorature e la lucentezza degli affreschi. Circa 10 mesi di interventi eseguiti secondo cronoprogramma, svolti con attenzione minuziosa ai dettagli. Un percorso lungo il quale non sono mancati ostacoli, come l'ulteriore intervento al cupolino, per il quale sono stati rinnovati gli infissi in legno. Alla fine, rimossa anche la rete di protezione, oggi la cupola può essere ammirata nella sua rinnovata lucentezza. Adesso, avendo tolto la rete, la prima rete che togliamo, e lo splendore della ripresa dell'affresco e le luci corrispondenti danno un'idea, no, della bellezza di quello che è stato recuperato. L'opera rappresenta il primo significativo tassello di un intervento più ampio e articolato, suddiviso in 5 lotti, affidati alla benevolenza di tutti e alla generosità di chi potrà contribuire a ridonare al santuario la sua bellezza originaria. Questo è il primo passo di un lavoro che va continuato. No? Va continuato vuol dire che abbiamo altri interventi da fare. Primo tra tutti, come ho già detto, è il transetto di sinistra, che ha anche qualche problema di carattere strutturale.